Ciao a tutti, in questo video vi farò vedere come grazie alla cheratina possiamo diventare lisci per sempre. Avete sentito bene, lisce per sempre e con i capelli morbidissimi. Per questo guarda il video fino alla fine per sapere chi e chi no può fare questo tipo di trattamento. Prima di cominciare ti ricordo che puoi trovare tutti i miei libri pubblicati con le case editrici San Paolo e Franco Angeli nelle librerie anche online. E se non sei iscritto al canale ti invito a iscriverti. Quindi adesso andremo dalla mia parrucchiera Tania. Io vi lascerò il suo numero di telefono nella descrizione del video per le persone che vivono nel Basso Salento e che la vogliono contattare per fare questo trattamento o altri trattamenti. Quindi qua vediamo i miei capelli, sono un po' sporchi, qualche giorno fa ho fatto la piega, quindi per fare questo trattamento devono essere capelli sani. Se avete decolorazione o sono rovinati non potete fare la cheratina. Quindi Tania mi lava i capelli perché devono essere puliti. Questo trattamento lascia i capelli molto nutriti, molto morbidi, però devono essere i capelli sani. Quindi adesso mi sta pettinando perché si sta preparando per applicarmi il primo trattamento. Sono tre passi: la cheratina, il fissatore e la maschera. Quindi questo tipo di cheratina non ha sostanze tossiche, e anche se non ha sostanze tossiche lei non applica questo prodotto sul cuoio capelluto. Quindi vedete che sta applicando il prodotto solo sui capelli senza toccare il cuoio capelluto. Non ha nessun odore, non brucia i capelli. Io prima di applicare questo trattamento ho visto un'altra persona che lo ha fatto e perciò ho deciso di farlo, perché ho visto che i suoi capelli erano morbidissimi. Tuttavia non è consigliato per le persone che hanno capelli rovinati o anche che hanno fatto la decolorazione. Quindi se volete fare la cheratina dovete essere sicure, perché se siete ricce il vostro riccio lo perderete per sempre. Una volta che finisce di applicare il prodotto in tutti i capelli dobbiamo attendere più o meno 20 minuti e dopo risciacquare. Adesso mi preparo per la seconda parte del trattamento, il fissatore che farà penetrare la cheratina fino in fondo dei nostri capelli. Dopo che si applica il fissatore bisogna aspettare qualche minuto e passare al terzo trattamento, la maschera. Questa maschera aiuta a rigenerare i capelli dopo il trattamento, dando morbidezza e lucentezza. Dopo qualche minuto possiamo risciacquare i capelli e siamo pronte per asciugarli con il phon. Se volete asciugare così i vostri capelli rimarranno lisci, vi risparmierete tanto tempo di spazzola. Se volete i capelli ancora più lisci potete usare la spazzola, e se volete ancora un liscio perfetto usate la piastra, ma secondo me non c'è nemmeno bisogno.
Grazie alla cheratina posso asciugare i miei capelli in solo 5 a 7 minuti. Invece prima durava quasi 40 minuti asciugando e spazzolando. Questo è il risultato, liscio perfetto, senza frizz, anche nei giorni più umidi. Ma ricordati che i tuoi capelli devono essere sani e senza decolorazione. Sono felicissima. Vi lascio il numero di Tania, che è bravissima, contattatela. Amici, per oggi è tutto. Spero vi sia piaciuto questo video. Se è così, datemi un bel pollice in su, iscrivetevi al canale e condividetelo. Ci vediamo alla prossima. Adios, amigos!